Ecco, da lì è partito l'appalto. Dipingere un personaggio di blu è come dipingere un'entità. Anche lì sei stato un precursore rispetto al film Avatar, magari. Sì, sono stato un precursore di Avatar, bravo. Con Giancarlo Montuschi, benvenuto a Bari, per me è un onore poter registrare questa chiacchierata con te, ti do del tu, ci hai detto prima che preferisci il tu rispetto a lei, sì. Anche se per me lei è un maestro. E, siamo a San Giorgio Arte, pieno centro cittadino, in via Sparano, una galleria che ospita le tue opere. Io sono molto contento di vederti e di poterti chiedere qual è stato il tuo percorso, quando ti è venuta la folgorazione per la pop art e per questo che è il tuo stile molto riconoscibile. Beh, io ho iniziato a lavorare nell'epoca pop, che fa 1950-1970, sono 20 anni, la pop italiana, no? 50-70, 58-78 per essere precisi, no? 58-78, una mostra a Roma ha definito questo periodo, e io ho iniziato a lavorare nella pop art negli anni 70, quindi era proprio nuovissimo, no? Per noi, non... prima c'era un figurativo che era quello di Guttuso, bellissimo, poi è arrivata la pop art. E dopo la pop art poi è arrivato invece l'astratismo, il concettuale, no? Però quegli anni di 20 anni di pop art sono stati una cosa che ci ha preso molto, no? Tanti artisti, no? Tanti. Ti ricordi quando hai avuto il tuo primo impatto? Qual è l'artista che ti ha colpito? Da dove è nato tutto? Sì, dove è nato tutto è Richard Hamilton. Richard Hamilton, perché la pop art si pensa sempre che sia nata in America, invece è nata in Inghilterra, no? Con Richard Hamilton, questo piccolo quadro, sembra che 40x40, che tra l'altro è in Europa, Nord Europa, conservato in un museo, e lì è partito questo concetto del pop come popolare, e quindi questo quadretto rappresentava l'interno di una casa futuribile dove c'era un aspirapolvere, c'era un televisore, c'era un uomo forzuto che teneva in mano un lecca-lecca sul quale c'era scritto pop. Ecco, da lì è partita la pop art. Poi sono stati sempre gli artisti inglesi primi e poi si è trasferiti in America. E l'America è riuscita a e trasformarla in quella. Abbiamo visto la pop art di Andy Warhol. Quando Andy Warhol, la prima volta che venne in Italia, io ero ancora al liceo, ero nel 71, e lui fece questa mostra a Ferrara, Palazzo dei Diamanti, il nostro professore ci portò a vedere, c'era questo Mino. E hai avuto modo quindi di vederlo dal vivo? Di vederlo. E che impressione ti ha fatto? Buona, perché eravamo lì, no? Quindi c'era la mostra, si chiamava Ladies and Gentlemen, dove c'erano questi personaggi tipo cantante dei Rolling Stone, che lui aveva reinterpretato in queste serigrafie, no? Poi aveva fatto tutte queste prove su delle rotative di carta da pulitura delle macchine da stampa, dove c'erano sotto delle altre cose, dei caratteri, dei disegni, e su queste lui aveva anche stampato questi Ladies and Gentlemen, facendone come faceva lui una produzione enorme, non so adesso, 100, 1000, e ci regalò a tutti questi ragazzi che erano andati a vedere. Wow. Una di questi che... Quindi ancora la conservi, immagino. No, perché allora era tutto, capito, tutto iniziale, ne parlava. Allora, quindi chissà dov'è questo pezzettino? Sì, no, è stracciato, cioè era andato attaccato alle pareti assieme ai poster dei Beatles, dei Rolling Stones, poi dei cambi di casa, no. È sparito.
incredibile. E oggi ha un valore anche quella piccola cosa, anche se non era firmata. Però c'è questo ricordo indelebile, sì, ovviamente, sì, dell'incontro con Andy Warhol. E ci vuoi dire quando hai capito che volevi fare esattamente questo nella vita? Se è stato da subito o se è stato un percorso, diciamo, che poi si è evoluto nel tempo? Quando hai cominciato a disegnare, a dipingere? No, disegnare è stato fin proprio da bambino. Quello, vabbè, non si racconta perché ci sta che i bambini sono portati all'immagine. Poi ho fatto l'istituto d'arte per la ceramica, a Faenza, per la città della ceramica, e gli istituti d'arte di allora erano come le accademie di oggi. Poi, stando lì, ho capito che a me non mi interessava proprio niente del tipo di ceramica, non ne conoscevo altre, no? Però quella ceramica è così, non è che mi interessava. Il mio professore diceva, no, sei bravo a disegnare, devi andare al liceo artistico di Bologna. Però sono andato al liceo artistico di Bologna e lì era tutto impostato, si lavorava, oggi non più, si lavorava negli ambienti dell'accademia e gli insegnanti dell'accademia erano gli stessi del liceo, quindi era veramente una cosa particolare, no? E poi dopo non l'ho finita l'accademia, sono andato a lavorare e ho continuato a disegnare sempre. Ok. Qual è, secondo te, quello che è il ruolo dell'arte in questo momento contemporaneo e come l'hai vista evolversi, magari dai tempi in cui andavi all'accademia ad oggi? Cioè l'impatto che ha l'arte sulla società contemporanea? Beh, l'arte ha sempre un impatto perché sono la bellezza, le cose, no? L'arte ti dà quel contorno, no? Prima c'era una tendenza in questi salotti, che c'erano questi collezionisti, no? Quindi anche un mio parente era un collezionista, quindi lì ho visto in queste collezioni c'erano opere importantissime oggi, no? Allora sì, inizialmente importanti, però non come oggi, no? Quindi c'era questo aspetto di collezionare proprio l'arte. E da lì ho cominciato a vedere e ho sempre pensato di farla, l'ho fatta, poi per un periodo ho conosciuto mia moglie, e lei veniva dalla Francia e quindi faceva un altro tipo di ceramica, no? E mi sono appassionato anche a quello di nuovo, pur essendo andato via da Faenza, e mi sono rientrato. Facendo... C'è la ceramica che ritorna. Sì, che è ritornata. No? Quindi, e poi ho lavorato nel periodo pop, proprio all'inizio del periodo pop. C'è un'opera alla quale ti senti particolarmente legato della tua produzione artistica? Sì, sempre l'ultima. L'ultima? Perché sì, l'ultima è la ricerca attuale, no? Se invece vogliamo parlare di queste che si vedono qui dietro, questa è un'opera che mi interessa. È chiaro che guardandole viene subito in mente, come dire, si vede subito il futuro, no? Con questa catena, KFC, e il generale Sanders, non so, ce la vuoi, sì, spiegare tu, che è molto... Sì, sì, questa è veramente interessante, questa cosa qua, no? Mi è venuto in mente un giorno vedendo questo tacchino, no? Allora ci ho costruito una storia dietro, no? Perché tutti i miei quadri hanno comunque una storia dietro. Questo qua si chiama La ballata del tacchino. E io ho conosciuto molto giovane, no? Compagnia di canto popolare napoletano, dove c'era Beppe Barra, bravissimo, no? E Beppe Barra ha fatto questa ballata del tacchino, sembra che si chiamasse La ballata del Walalla, e lì ho detto, sto tacchino ce lo devo mettere in qualche maniera, no? Allora lì c'è il futuro e il presente, perché il futuro è Tesla, no? Si vede dietro l'edificio Tesla, quindi era il futuribile di allora, cioè, e oggi invece Tesla lo conosciamo per la macchina, no? Per l'automobile che... E poi davanti c'è questa catena di pollo fritto, che è sempre un po', quando... qui da noi non ha preso molto, no, in Italia, no, però no. Se come tu vai in Francia, vai in Inghilterra, trovi la catena del pollo fritto, no? Allora di lì sono le idee, allora ho messo in evidenza il generale, il colonnello Sanders, che è quello che l'ha fondata, il colonnello Sanders, che c'è la sua immagine del pollo fritto, l'ha inventato lui. E per quello immagino che il tacchino ha una espressione felice. Perché ah sì, intanto mangiano polli lì, io sono tacchino.
E c'è questa diciamo, questo filone che ritorna nella tua opera, ovvero il futuro nel passato. Sì. E quindi il futuro poi che abbiamo sempre davanti. Cioè, si vede che sei, come dire, appassionato dal racconto del tempo, dal passare del tempo. Sì. Cioè, di vedere con gli occhi di oggi quello che era il futuro immaginato, diciamo, nel passato. Sì. E la domanda che ti faccio è: come immagini tu il futuro? E se mi definisci l'idea di futuro, visto che sei attratto da... Ma sei sempre inserito nel futuro, no? Perché, vabbè, il passato, lo il futuro lo devi immaginare, no? È come dipingere, come scrivere un libro. Quindi, siccome io ho l'età, quando ero bambino mi ricordo, sono alla caccia di un libro che non riesco a trovare. No, a casa ho 2.000 o 3.000 libri, una cosa. E allora mi appassionava vedere il futuro, c'erano le raccolte delle figurine dove vedevi, era tutto diverso, no? Da oggi, non c'era internet. No? Quindi queste immagini di quello che sarebbe stato il futuro, la fantascienza di allora, che oggi in parte è scienza, in parte non si è realizzata, è un po' anche divertente, no? Perché tu lo rivedi un film di fantascienza degli anni 50, era tutto immaginato in un'altra maniera. Quindi questo, come si vedeva il futuro dal passato, io ho fatto una serie di, nella mia opera, di cicli di pittura, è già apparso in un altro ciclo. È interessante per me, no? Vedere che cosa è andato, che cosa si è realizzato. E poi perché la pittura è sempre, cioè l'artista è sempre in anticipo, o comunque al tempo, no? E sei sempre proiettato in avanti. E anche sempre un po' più sensibile magari su determinati argomenti. Sì, sensibile o curioso, non lo so, le due cose, no? E quindi l'ho riportato nei miei quadri spesso, no, questo discorso. A proposito di curiosità, è predominante, essendo anche pop art, l'America, quindi gli Stati Uniti, sì, precisamente. Sì, sì. Hai avuto modo di andare là o una decisione, una scelta quella di non andare negli Stati Uniti? No, gli Stati Uniti sono una passione fin da bambina. Indiani, leoni, film di leone, no? Il western, da lì una passione per tutta la scrittura americana. Io a casa conservo tutti i libri della Beat Generation che sono riuscito a trovare, non quelli che ho comprato allora perché non potevo, ma quelli che trovo, li prendo, no? E quindi vivo l'aspetto americano come poteva, non so, Giulio Verne vivere l'aspetto del futuro non frequentandolo, no? Quindi io vedo l'America con gli occhi di un italiano che non c'è mai andato. Andarci, non lo so, i miei quadri ci vanno perché è una galleria a Chicago dove vendono i miei quadri, però andarci, forse sono spaventato da quello che troverò. Sì, lo poi so. L'aspettativa magari poi, è troppo grande. E poi preferisco vederla così, no? Sì, lasciarla come immaginario di questo, sì, grande. Salvia di abitava in un piccolo centro. E descriveva le Indie. Descriveva le Indie, non c'era mai andato. I tuoi quadri vengono bene anche senza la tua presenza, diciamo, negli Stati Uniti, sì. Quindi secondo me puoi continuare così. La curiosità invece che ho è come nasce il processo creativo, ovvero noi vediamo un'opera finita, è quella che tu avevi esattamente in mente che volevi realizzare, e se sì, da dove ti arriva l'ispirazione, se esiste, se non esiste, c'è questa... come dire, questa diatriba sull'ispirazione. Diciamo che l'opera è sempre un'evoluzione, no? Okay. Tu la pensi, no? Fellini. Sì. Magari da un sogno o da qualcosa che hai visto o che hai letto, da un particolare che ti rimane nella testa, allora vuoi provare a svilupparlo, no? E quindi è molto... Allora mi serve una macchina, a Pontiac degli anni 50, la cosa voglio inserire in un viaggio, mi piace, però alla fine cambia, è sempre in evoluzione, no? Okay. Il primo disegno non è mai uguale al definitivo, okay. No? Anche se il computer che ho sempre studiato, sempre usato fin da quando è nato, è arrivato, no? E che cosa fa? Ti permette di... dico sempre, come nel passato si facevano i cartoni, cioè i grandi artisti non è che facevano tac d'impatto l'opera, no?
quindi facevano i cartoni, poi Piero della Francesca, dove io abito vicino a Piero della Francesca, no? Allora lì impari, sei portato a capire, che so, tra Piero della Francesca e Burri. Quindi fare l'artista lì, c'hai cioè, due lumi che insomma, non è che poi portano, se devi non è stare che ti molto puoi. Attento a quello che fai, no? Perché una volta facevano questi cartoni che poi applicavano. Ora si vede, non so, Piero della Francesca, l'angelo, da una parte vestito rosso e verde, dall'altra parte invece giallo, però è lo stesso cartone che è stato ribaltato, o lo stesso Piero della Francesca ha fatto una ventina di visi, no? In questa ventina di visi si è fatto tutte le opere che lui ha fatto, erano gli amici che conosceva nella città del Borgo. Se uno viene a San Sepolcro può ancora vedere le facce di Piero della Francesca nella popolazione. Questo è incredibile, no? E quindi questa possibilità con i cartoni crescevi e facevi l'opera. E anche dopo, no? Le prove di colore. Col computer fai questo tutto in una velocità. Quindi alla fine dico, addirittura la mia tabella di colori, su questi sono colori americani, per esempio. Avevo capito che c'è un debole. Sì, sono debole, no? Anche perché sono acrilici, io uso gli acrilici da quando sono arrivati, perché li uso, perché non sopportavo l'odore dell'olio, no. Proprio non riuscivo a sopportarlo. Arrivarono sti acrilici, ora dico, vabbè, proviamoli e posso dire oggi che dopo 50 anni ho ancora degli acrilici originali, non si sono mossi, no? Quindi sono perfetti, perfetto. No? E i colori accesi, ti riportano alla tempera antica, c'è tutto un processo nei miei colori, io li compro da una, adesso soprattutto da questa ditta americana, perché in America c'era Liquitex, che è quello che usava anche Burri, no? Molti pittori usano questo Liquitex. E all'inizio Liquitex era una compagnia americana dove c'era anche Golden, e erano uniti, come poteva essere Microsoft ed Apple, no? Okay. Poi Liquitex ha venduto il progetto, la vendita in Europa, per esempio era Le Franche Bourgeois, quindi ha portato gli acrilici nel mondo. Golden invece è rimasto nella sua piccola nicchia, fabbrica, certo. Nicchia, costano tantissimo, ha un colore della Golden, no? Però hanno un acrilico buono e soprattutto anche un pigmento ottimo, che è ancora di qualità e i colori sono molto forti, no? A proposito di colore, noto che torna spesso nella tua opera, sia in queste ultime, dell'ultimo periodo, che in quelle un po' più precedenti, quando ho visto anche queste sì. Figure umane senza volto, con il blu che ritorna spesso, e poi l'altro, come dire, filo conduttore, questa navicella spaziale, l'abbiamo detto prima, per il futuro, ma il blu, c'è qualcosa che sì. Ti dica questo colore? Allora dovremmo rifarci a quadri che non sono qui in questo momento, che erano quelli che tu parli, dei maghi blu, no? Questi personaggi senza viso, blu. Allora per esempio lì era venuto fuori, il blu è un colore particolare, perché è il colore del cielo, il colore del soprannaturale, no? Quello che sta sopra. E per esempio nelle razze umane, ecco perché nell'uomo blu diventa qualcosa che è al di fuori dell'uomo, perché nelle razze umane noi abbiamo tutti i colori: gialli, marroni, rosa, neri, bianco. Rosi, bianchi, tutti fuori che la scala del blu. Quindi dipingere un personaggio di blu è come dipingere un'entità. Anche lì sei stato un precursore rispetto al film Avatar, magari. Sì, sono stato un precursore di Avatar, bravo, bravo, sì, sì. E quindi il significato appunto di questa scelta del blu è questo, diciamo, più legato a un mondo che... Sì, allora perché era legato a una parte del mio lavoro che aveva questo aspetto spirituale, esoterico, insomma, che mi veniva dal fatto di aver lavorato in una casa editrice che si chiamava Scienza Ignoto. Per qualche anno come lettore di bozze, no? Quindi ho letto un mucchio di libri di quel genere. Poi c'è stato Klein, Yves Klein, che ha addirittura fatto il suo blu, che è stupendo, era anche registrato, un marchio registrato, no? Questo blu bellissimo, forse più bel blu che c'è, no? I bel blu erano quelli egiziani, quindi venivano dalla pietra proprio, no?
e questo di Klein. Quindi due, per me è il colore massimo che c'è, no? Nei colori. Un'altra domanda che ho è: chi è l'artista che emoziona te? Se ce n'è uno, se ce ne sono più di uno. Diciamo, quando tu guardi un'opera d'arte, cosa ricerchi in questo? Se ci definisci il senso di bellezza, magari, o di stupore, ecco, che ti colpisce? Allora, là non è altro che qualsiasi cosa che io posso raffigurare in maniera figurativa, no? E comunque, alla fine, sono linee e colori. Non c'è altro, linee e colori, no? E la pittura astratta, no? Fatta di linee e di colori, no? Ma anche la pittura figurativa è fatta di linee e di colori. Esatto. E quindi la prima cosa, una volta lì lavoravo sempre in opere che erano in rapporto aureo, perché nel rapporto aureo tu sei costretto a lavorare in questo rapporto, appunto, aureo particolare, dove sei proprio il rapporto della tua tela influisce su quello che ci fai. Allora, per me, quando un'opera è bella, prima la guardo d'impatto, mi deve colpire. Prima cosa mi deve colpire, che sia l'innovazione, che sia qualcos'altro, che cos'è? Non sono più le linee e i colori, quindi l'equilibrio dinamico, perché l'equilibrio non è statico, come apparecchiare una tavola, tutto in equilibrio, quello è l'equilibrio statico. Invece nella pittura quello che guarda è l'equilibrio dinamico, no? Allora, se tu cominci a guardare, i miei quadri sono equilibrati. Se ci sono dei rapporti che con le linee tu puoi studiare. Tutta l'arte antica si studia attraverso i rapporti, per esempio, no? Sono dei libri bellissimi dove tu puoi vedere, fare, costruire i tuoi rapporti. Non è che l'artista abbia costruito quei rapporti in maniera obbligata, no? Noi li ritroviamo perché l'artista li aveva dentro di sé, aveva un modo di guardare e quindi di rappresentare in questo equilibrio dinamico, sia nelle linee e sia nel colore. Bellissimo, davvero, complimenti. Mi piace registrare queste chiacchierate anche per conoscere, diciamo, gli artisti, anche oltre quella che è la loro opera. Siccome mi occupo di turismo, faccio consulenza a microimprese del turismo, voglio chiederti se è la prima volta che vieni in Puglia, se sei legato a qualche parte della Puglia, magari, se la conosci bene o meno, magari dopo ti suggerisco io qualcosa, ecco, se non la conosci. o visto che, se non conosci la Puglia, tre destinazioni, diciamo, turistiche o dell'Italia che ti hanno lasciato qualcosa, o anche d'Europa, ecco. Sì, no, diciamo che ho girato l'Europa, mi piace, no? In Italia le Puglie, perché la Puglia è limitativo, le Puglie, perché da qui a arrivare a Lecce c'è altri 200 km. È pure il Gargano, la Puglia. Puglia. E poi c'era l'abitudine di chiamarle Puglie, proprio di suddividere i vari. Conosco soltanto questa parte qui, no? Quindi Bari, dove sono, diciamo, venuti, la parte... Sì, Misceglie, Molfetta, Trani, il nord di Bari, dove ho anche degli amici lì, no? E quindi sono venuto varie volte, no? Per quello, no? Poi Bari è stata una sorpresa, questa galleria, sono venuto due o tre volte, quindi piano piano scopro anche Bari, la città vecchia, le sue influenze, i palazzi, no? Tre destinazioni che ti ricordi in tutta la Puglia, con qualche aneddoto che ti ha colpito particolarmente durante i tuoi viaggi, e se questi sono fondamentali anche per la tua opera, o sono due linee? No, anche le Puglie, Trani, la cattedrale, no? Che è bella anche questa di San Nicola, no? Però Trani, questa cattedrale sul mare. Io poi vengo da vicino, Faenza, da vicino al mare, quindi ho un bel rapporto col mare, no? I colori che sono armonici, no? La pietra e il mare, no? Questa pietra rosata di Trani e il mare. E l'equilibrio che c'è nella chiesa, no? Che c'è dentro, nei colori, nelle linee. Questa è un'opera d'arte, no? Unica, assolutamente, forse, unica. Infatti poi, è set di tanti, diciamo, sì. Film o anche matrimoni, o anche perché davanti c'è una bellezza equilibrata. Io e mia moglie guardiamo un paio di film al giorno, no? E tutti i giorni due film ci scappano. Cinema americano, immagino. No, tutto anche italiano, adesso soprattutto...
inglese, americano, sì, ma adesso anche in Europa c'è, cioè in Cina, anche in Turchia, che ne so. E le serie, no? Queste nuove serie, chiaramente le serie mi hanno appassionato subito, perché è come i miei quadri, ci diventano, poi sono lunghe, no? Mi sono guardato la serie di quell'ispettrice che è girato qui a Bari, no? Quindi ho visto Bari, Monopoli, oggi sono andato a cercare alcuni punti alcuni della serie. Punti della... cioè tutto fa, no? È come di turismo, cosa. È tutto ispirazione, turismo, ricerca, gastronomia, tutto. No? Un'ultima domanda che voglio farti è: che rapporto hai con la critica dell'arte? Se la ritieni indispensabile, se hai un buon rapporto, se serve, necessaria? O... La critica d'arte, cioè, è interessante, no? Perché c'è qualcuno che guarda i tuoi quadri nella sua maniera, no? E attraverso il suo percorso interpreta i tuoi quadri, no? Però che cosa mi aspetto da un critico? Niente, no? Nel senso che è un bel rapporto, ho avuto dei critici interessanti, no? nel passato, che sono stati compagni di strada degli artisti, no? Dei veri critici di una volta, che sono stati compagni anche di strada. E quindi mi ricordo Marcello Venturoli, anni 70, oggi non lo conosce forse più nessuno, ma allora lui partecipava al premio Viareggio, era uno scrittore, poeta, no? Era quasi vinto, no? C'è stato... Però era, oltre che essere un critico, era anche un grande giornalista, era un grande scrittore, no? E queste persone che erano formate in questa maniera, allora quando veniva a trovare si andava a mangiare qualcosa di buono e c'era questo rapporto tra l'artista e il critico che non era come oggi forse, no? Che è un po' diverso, però ci sono anche i critici di oggi, l'ultimo è stato Luca Beatrice, che io considero un ottimo curatore d'arte, no? Un curatore a tutto tondo, no? Quando abbiamo fatto questo, abbiamo fatto un volume insieme, è proprio diventato un libro, no? Quindi le sue idee, le mie idee, ho fatto partecipare anche un grafico, alla fine è venuta un'opera d'arte. Il catalogo non è un catalogo, ma è un'opera d'arte, bellissimo, no? E lì, se tu vedi questo libro, ci sono io dentro, ma c'è anche chi ti guarda. Allora, il critico di questo tipo mi interessa, no? Sono oggi uno o due in Italia che hanno veramente... Ma li ho conosciuti prima che avessero questo impatto. Cioè, oggi, insomma, Beatrice oggi dirigerà la Triennale di Roma, un padiglione della Biennale che ha già diretto, no? E quindi in evoluzione, ha una sessantina d'anni, quindi ben formato, però giovane rispetto a me. Ecco, questo aspetto di questa critica mi interessa. Altra, vabbè. Come vedi il futuro dell'arte? O degli artisti, no, non riesco, come si evolverà? No, io soprattutto non riesco a vedere un futuro senza arte. Bellissima, bellissima chiusura, assolutamente. Va bene, grazie mille Giancarlo per questo viaggio che ci hai fatto fare, per come ti sei raccontato in modo generoso, grazie per averci fatto, come dire, immaginare, volare nel futuro, nel passato e, diciamo, in un'altra terra che è quella della pop art. Che non è proprio pop. Che non è proprio pop, esattamente. No, io la chiamo nuova figurazione degli anni 70, cioè il mio è un pre-pop. Pre-pop, nuova figurazione. Però dopo... visto il pre-pop e ho lavorato nella pop negli anni 70. Poi dopo la pop è finita, c'è stato tutto un periodo di arte concettuale che a me non mi ha toccato, o di innovazione manatoria. Oggi c'è un ritorno al figurativo di stampo. Che cosa voglio fare io con un quadro? Oggi voglio vedere che questi quadri qui, io penso che una persona che guarda le immagini attraverso il computer, no? Ritrova nei miei quadri lo stesso tipo di visione, che non è la stessa di quella reale, no? Ecco, allora mi piace questo connubio che ci può essere. Ci riesci benissimo. Grazie mille, davvero, grazie mille.